Visto che l'argomento oggi era l'esperienza dell'Università di Pisa, la rete metropolitana, il poter disporre di un'infrastruttura, quindi di risorse proprie, propria gestione, è un elemento fondamentale per la pratica, diciamo, per poter sviluppare idee e poter poi metterle in pratica. Quindi, soprattutto in un mondo dove l'informatica è a basso costo, è per tutti, è la soluzione più semplice sarebbe rivolgersi ai grandi network internazionali, il potere, diciamo, poter disporre di un'infrastruttura a propria gestione consente anche la crescita di un vivaio di persone che poi possono in qualche modo continuare l'opera. È chiaro che rispetto ai nostri tempi, diciamo, è più difficile essere innovativi, questo è chiaro, perché poi internet è cambiato, sono cambiati i paradigmi, i modelli. Però non mancano le occasioni, come dicevo nella presentazione di oggi, cioè il fatto della trasformazione di internet in un internet macchina-macchina, piuttosto che in un internet uomo-macchina, apre nuovi scenari, nuove possibilità. Avendo le infrastrutture che possono in qualche modo seguire questo processo evolutivo e potendo disporre di materia giovane, diciamo, tipico dell'ambito della ricerca e dell'università, è importante che chi poi all'epoca ha fatto la storia delle funzioni riesca a passare le consegne. Poi, anche perché poi nei giovani, diciamo, sono cambiati i paradigmi, per noi sono nuovi paradigmi, per i giovani sono paradigmi per loro naturali, quindi diciamo dal punto di vista bisogna che l'infrastruttura sia in grado di supportare il nuovo e il vecchio. È chiaro che la massa critica è un valore aggiunto notevole in questo campo, quindi lo scambio di esperienze, di formazione fra, io sto parlando in un ambito di ricerca ovviamente, che poi è un ambito, l'ambito che conosco, costituisce un grossissimo valore aggiunto alla crescita evolutiva non soltanto delle infrastrutture ma anche delle persone. Quindi la mia esperienza è stata proprio questa, cioè ai miei tempi poi ero un ragazzino che andava a giro e in qualche modo andavo dietro ai grossi gruppi trainanti delle reti di telecomunicazione italiane. È importante che la ricerca in qualche modo in questo settore segua lo stesso paradigma, cioè la collaborazione non soltanto nazionale ma anche internazionale, che i giovani abbiano la possibilità anche di interagire con i grossi gruppi nazionali e esteri, perché chiaramente evidentemente perché l'intero è più grande della somma delle parti, poi di fatto, quindi uno da solo va da poche parti, insomma tutti insieme si può fare avere rete in questo senso, altrimenti poi tutte queste cose diventano il dominio dei grossi gruppi internazionali. Si perde un po' la coscienza di quella che è la tecnologia e di fatto subiamo invece che controllare.